Benvenuti in Grecia. Oggi siamo al sito archeologico di Olimpia e stiamo un pochino vagando in giro per vedere soprattutto il tempio di Zeus. Eccoci, l'abbiamo trovato, così come doveva essere, così come adesso. È gigante, eh? Non so se si percepisce dal video, ma vediamo. Ecco, è veramente enorme. Alexa, guarda dove è il babbo. Ciao. Ciao Alexa. Alexa, brava. È preoccupata per il buco. C'è un buco. Dove sei? Ma sei la più alta del mondo. Alexa. Questo è Hermes con in braccio Dioniso. Incluso c'era anche l'ingresso a questo museo, adesso lo andiamo a vedere, è dei giochi olimpici e questo sembra più interessante. Con la pancia nuda. Hai visto nei vasi sono raffigurati i giochi? Poi come hai fatto a vederlo? Gli scudi. Amore, ciao! Ci sono tanti cavalli. Yes.
po', da qua finalmente forse riesco a fare una bella panoramica intera alla nave. Guardala, amore! Vuole vedere? Ma cosa fai? Mamma! Ma cosa fai? Dai, non tagliami via, papà. No, no! Buongiorno, oggi è martedì e dovevamo sbarcare a Mykonos, solo che siccome c'è vento e mare mosso hanno deciso di non farci sbarcare per la sicurezza, perché comunque bisognava prendere dei traghetti per arrivare proprio all'isola, e quindi hanno deciso che è un po' troppo pericoloso e quindi si salta direttamente alla prossima tappa di domani. Oggi rimaniamo in mare, cerchiamo di godercela un po' in piscina, un po' in camera e di usufruire di tutti i servizi della nave, che in effetti facendo tutte le escursioni tutti i giorni non è che abbiamo proprio visto benissimo che cosa ci sia. Niente, quindi speriamo di rifarci domani ad Atene. Io spero che si senta qualcosa, perché sto registrando tramite l'auricolare. Sono venuta qui nel ristorante mentre Alex e Luca stanno dormendo in camera per godermi un pochino il panorama e la calma e mangiarmi questa tartelletta di cioccolato con dentro un po' di marmellata di lamponi e un buon tè caldo. Si può stare sulla terrazza a prendere il sole, si può stare di sopra in piscina oppure a sfruttare le jacuzzi, che però essendo in tantissime persone tutti nella nave sono sempre piene e bisogna un pochino sgomitare per riuscire a entrarci. Quindi nulla, sono qui che giro un pochino, ora faccio merenda visto che è ora e ne approfitto un po' anche di calma visto che sono sempre piccola e non la devo badare, che c'è il papà che ci pensa. In realtà dormono tutte e due, quindi per loro è una pacchia così, e anche per me. Bisogna dire che questi corridoi fanno un po' impressione. Ogni piano dovrebbe avere un colore diverso del tappeto. Per ora ho visto solamente questo qui e uno col piano rosso, con il tappeto rosso. Ecco, questo è il mare mosso. In realtà non sembra tantissimo, ma vi assicuro che viene un po' di labirintite a stare sulla nave. È come se ci fosse una scossa di terremoto perenne. Borbotta e oscilla. C'è il casino che si attiva più che altro la sera, però anche a quest'ora, che sono più o meno le 5 e mezza, c'è qualcuno. Qua c'è il ristorante giapponese, che in realtà non fa neanche prezzi troppo malvagi. È circa 1 euro o qualcosa di meno a pezzo. Non si vede. Qui c'è uno dei bar in cui fanno musica dal vivo, molto molto bellino. Poi adesso è spenta, ma qui c'è tutta una cascata. Wine bar con tutti i tipi di vino e qua il Photoshop. Qui invece c'è un cyber caffè
con il computer a disposizione. Qui credo che si prenotino, no, sempre Cyber Caffè. Ci sono tutti i negozi di cose super lussuose, super firmate, e lei continua a salutare chiunque. Qui un altro bar in cui faranno musica dal vivo di genere diverso, immagino. E nel frattempo vendita di gioielli e orologi. Negozi, 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 occhiali, orologi. Bar con musica dal vivo, qui c'è il pianoforte, non si vede. Kinder, qui c'è un tabacchino e anche farmacia. Qui c'è il nostro ristorante per la sera, ovviamente incluso nella camera. Qui c'è la sala d'aspetto, tra virgolette, dove si può prendere un aperitivo, perché ci sono due turni la sera per cenare e noi siamo al secondo turno. Qui c'è la zona che vi facevo vedere prima da di sopra, le scale, molto molto carina, con queste scalinate molto belle. Qui di sotto non si può andare, ma ci sono, diciamo, gli ascensori che portano di fuori, quindi quando facciamo gli scali, e penso ci siano anche le cabine dei dipendenti, ecco, dello staff. Non so se si sente qualcosa, ma questo è il panorama. Qui c'è il mini golf, anche se appunto essendoci molto vento e oscillando così tanto la barca non c'è nessuno, ovviamente. Qua su invece c'è il campo da tennis e da basket. Dai, Topola, ha paura perché oscilla. Ha paura perché oscilla. Piccola, vieni da me. Purina. Ah, patatina. E come fai a fare quel gioco lì? Questa credo che sia l'ultima parte ed è il mini club diviso per aree in base all'età. C'è quella per i più grandi che va dai 7 ai 12 anni, poi ce n'è un'altra che va dai 3 ai 7 anni che è dall'altra parte, e poi questa che dovrebbe essere proprio per i più piccolini piccolini come Alexa, perché ci sono tanti giochini per i piccolini. Ci sei nell'inquadratura? Ci sono, ci sono. Volevo far vedere come siamo vestiti tutti e tre in bianco. Questa è la serata in bianco. Ci sono due serate di gala e questa serata in cui tutti quanti vanno in giro vestiti di bianco. E Alexa ha avuto un sacco di complimenti per il vestitino. Questo è il vestitino che avevo fatto vedere in un video haul. Oh no, non mi toccare qua. Gli è un pochino largo, ma neanche troppo alla fine. 2 anni. Pita Italia! Pita Italia! Oh.
Abbiamo fatto anche le foto. Eh sì.